Mister, un pareggio che lascia obiettivamente l'amaro in bocca. Sì, è un peccato perché era una partita che meritavamo assolutamente di vincere. Abbiamo creato insomma, 4, 5, 6 palle a gol clamorose. Non abbiamo quasi mai rischiato se non su qualche mischia e insomma, torniamo a casa veramente con l'amaro in bocca. Però d'altronde queste partite, quando se non le chiudi, poi rischi di subire un gol. A un certo punto Gozzano aveva un po' alzato il baricentro, era andata vicina alla segnatura, però poi la presidenza ha avuto una palla gol clamorosa. Non è che ci sia un po' diciamo, il braccino corto a volte in questa squadra? No, non è questione di braccino corto, è questione che se tu ti presenti 5 volte a tu per tu con il portiere devi fare gol, la realtà è questa. E invece noi purtroppo in questo momento creiamo tanto e non concretizziamo, per fortuna teniamo, nel senso che subiamo poco, però poi oggi ci sta insomma subire anche un gol su una mischia. Però ripeto, peccato, questa era una partita che meritavamo assolutamente di vincere. E comunque con una squadra rimaneggiata, una difesa inedita, la Pistoiese è stata in campo e ha sicuramente avrebbe meritato la vittoria contro un avversario che poi non ha così tanti punti in meno. Quindi una squadra che ha anche buone risorse dal punto di vista dei cambi e della panchina. Il peccato è questo, perché è una diretta concorrente per la salvezza e vincendo oggi andavamo a 9 punti, con lo scontro diretto diventavano 10. E quindi avremmo preso una posizione sicuramente privilegiata. E per quanto riguarda i ragazzi che hanno giocato, l'avevo detto alla vigilia, non ho alcun dubbio sulle loro qualità e sul fatto che oggi avrebbero fatto una grande partita, perché li vedo allenarsi quotidianamente. Il fatto che siano giovani lo sappiamo, ma questo è il nostro modo di lavorare, la nostra politica. E quindi andiamo avanti con grande rammarico, perché oggi, ripeto, insomma, la squadra meritava assolutamente di vincere. Salvalaggio oggi debutto in campionato, una partita anche difficile fuori casa. Mi sembra, come giudichi la tua prestazione? No, io giudico la mia prestazione buona. Erano 3 giorni che c'era questo fatto qua, che Matteo non stava tanto bene. Sono stati 3 giorni per me bellissimi, perché sognavo sul podio da inizio campionato e la prestazione c'è stata di tutta la squadra. Peccato il gol, peccato perché potevamo portare a casa 3 punti, però credo che sono stati bravi anche loro. Comunque stare fuori deve essere difficile, ti sei fatto trovare pronto. Che sensazione hai avuto quando il mister ti ha detto che avresti giocato? No, io in quel momento sono andato a sognare, perché non ci credevo. Per me è una grandissima soddisfazione ad agosto, che comunque aspetto questo momento. Poi ringrazio anche il mister e Matte, che sono persone fantastiche secondo me, e anche grazie a loro che sono arrivato a giocare oggi. Hai fatto un paio di interventi importanti sul gol, c'era veramente poco da fare. Eh sì, perché quando hanno ricalciato, purtroppo avevo anche il difensore davanti e l'attaccante l'ha pure deviata e mi ha messo fuori tempo, e per me era difficile. Ti dici, oggi il tuo gol poteva essere un gol decisivo, per tanto tempo abbiamo cullato il sogno di un successo qui a Gozzano, poi nel secondo tempo purtroppo è arrivato il pareggio, l'ennesimo pareggio, e quindi torniamo a casa con un po' di rammarico. Sì, sicuramente sì, siamo arrabbiati, siamo un pochino delusi, perché sicuramente questa vittoria ci avrebbe permesso di staccare loro, mandarli a 9 punti e fare un passo in avanti che sicuramente ci meritiamo. Bisogna essere più cinici, bisogna essere un pochino più cattivi sotto porta e cercare di chiudere le partite, perché sappiamo che nessuno si regala niente. Infatti si è visto oggi, loro hanno attaccato tanto il secondo tempo e hanno trovato il pareggio. Una difesa oggi inedita, un po', tu eri un po' il leader di questa difesa inedita, mi sembra che la squadra anche da questo punto di vista sia andata molto bene. Sì, ma la squadra si sta comportando bene in tutte le partite in fase difensiva, soprattutto partendo dagli attaccanti, fanno un ottimo lavoro, arrivando ai centrocampisti fino a dietro. Sì,
ci difendiamo bene, ora adesso pensiamo a cercare di chiudere le partite perché 3 punti oggi sarebbero stati vitali. Hai fatto una sostanza particolare, sì. Ce la vuoi spiegare? È nata la bimba 4 mesi fa e il gol lo dedico a lei.